Ciao a tutti, oggi prepareremo il cannolo siciliano scomposto. Il tempo di preparazione della ricetta è di 2 ore circa. Gli ingredienti sono ricotta di pecora ben sgocciolata, panna fresca, zucchero semolato, granella di nocciole, gocce di cioccolato e cialde per cannoli. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero. E lo facciamo polverizzare in 10 secondi a velocità 10. Mettiamo da parte lo zucchero. Senza lavare il boccale, posizioniamo la farfalla. Mettiamo un cucchiaio dello zucchero a velo. Versiamo la panna, che deve essere stata almeno 45 minuti in congelatore prima di iniziare la ricetta. Chiudiamo con il coperchio senza il misurino e la facciamo montare azionando il bimby senza tempo a velocità 3,5. Abbiamo fermato il bimby, la panna è montata, mettiamola da parte. Senza lavare il boccale, riposizioniamo la farfalla, mettiamo la ricotta, mi raccomando ben sgocciolata, lo zucchero a velo che è rimasto. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimby per 3 minuti a velocità 3,5. Rimuoviamo la farfalla e trasferiamo la crema nella ciotola dove abbiamo messo la panna. Aggiungiamo le gocce di cioccolato e amalgamiamo delicatamente. Dopo aver amalgamato per bene, posizioniamo la crema in frigo per 2-3 ore. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso la crema dal frigo. Adesso andremo a formare il nostro cannolo scomposto. Andiamo a riempire il fondo di una ciotolina. Nel frattempo abbiamo sbriciolato le cialde dei cannoli. Mettiamo un po' di granella di nocciole sul primo strato di crema. Dei pezzetti di cialde di cannolo. Andiamo a mettere di nuovo la crema. Continuiamo con granella di nocciole e pezzetti di cialde di cannolo. E continuiamo così sino a quando non avremo raggiunto l'altezza gradita.
questo punto posizioniamolo in frigo per almeno un'ora. Cannolo siciliano scomposto. Grazie e alla prossima ricetta.